sondaggio neanche lungo, perché il Fico Food della prima edizione si è svolta nel 2007, e poi dal 2007 ad oggi abbiamo tutti quanti vissuto un momento veramente molto difficile, nel senso che oggi viviamo in periodi di grande recessione e di tutti i dati che in qualche modo inibiscono il grande entusiasmo, la grande capacità e potenzialità che le nostre aziende hanno nel mercato. E parlo ovviamente prevalentemente dei consumi che sono scesi nel nostro paese dal 2011 ad oggi in maniera drammatica. Eravamo il secondo paese in termini di consumi a livello europeo dopo la Germania, oggi siamo diventati il terzultimo. E nonostante questo, le potenzialità, il valore, le competenze, i prodotti, le persone non stanno volando un centimetro e soprattutto non stanno volando in un settore molto importante come quello agroalimentare. E l'hanno anche dimostrato nei numeri di Tutto Food. Tutto Food è nato appunto come prima volta nel 2007 e oggi nel 2015 si presenterà al mercato raddoppiando gli spazi, e lo dico anche se Borgio mi ha detto di non dirlo, perché ovviamente come sapete gli amministratori italiani sono gli strumenti del businessman come Borgio. Per la prima volta in un contesto recessivo noi ci troviamo ad avere una waiting list di oltre 6.000 metri. E questo per noi è da una parte un valore, nel senso che vuol dire che c'è una potenzialità di crescita e questo ci fa molto piacere. Per chi in qualche modo deve fare ricavi in margine, eccetera, lasciare alle porte delle aziende che richiedono di partecipare è ovviamente un grande dolore. Ovviamente su questo ci stiamo ragionando insieme su come fare e come operare. Oggi in questo convegno però non vogliamo solo dire quanto siamo bravi in tutto food, eccetera, ma vogliamo in qualche modo mettere in condizione gli stakeholder, e qui vengo a ringraziare i relatori e voi che partecipate, a un momento di confronto di quello che evidentemente deve e può essere il futuro del nostro paese in questo settore. E noi siamo qua ad ascoltarvi, per cercare di capire come poter migliorare la nostra performance a livello turistico e come poter evidentemente introdurre innovazioni nell'ambito del nostro lavoro. Una di queste però l'abbiamo già lanciata e oggi mi preme ovviamente confermare questa cosa, che è un'attività proprio legata a quello che diceva Giovanna, e cioè il momento storico in cui noi ci troviamo, un 2015 che sarà pervaso dal più grande evento della nostra storia recente, sto parlando di un evento ovviamente di attrazione, che è l'Expo 2015. Avremo oltre 140 paesi che verranno a esporre la propria cultura e le proprie esperienze nell'ambito agroalimentare durante questi 6 mesi, e avremo circa 20 milioni di persone che verranno a vederci, e ne avremo probabilmente molti di più che guarderanno attraverso i siti, attraverso le televisioni, i servizi, le promozioni che in qualche modo l'Expo genererà durante questi 6 mesi. Ovviamente da dove siamo partiti? Siamo partiti dal contesto italiano, un contesto che vede le nostre imprese avere un potenziale enorme, ma non in qualche modo scaricato a terra. E uno dei modi che noi riteniamo come opportunità delle nostre imprese è trovare buyer stranieri, trovare aziende straniere con cui confrontarsi, cercare di conoscere nuovi paesi per cercare di aggredirli, ovviamente qua in termini commerciali, per i nostri fantastici prodotti. E allora abbiamo, insieme all'Expo, alla Camera di Commercio di Milano e a PricewaterhouseCoopers, lanciato un progetto, una piattaforma, Expo Business Matching, che di fatto metterà in condizione 5.000 aziende italiane e 5.000 aziende straniere di potersi incontrare giornalmente nell'ambito di questi 6 mesi. Una logica assolutamente moderna, attraverso un calendario elettronico dove si potrà iscrivere, si potrà in qualche modo definire l'incontro con gli stranieri o gli italiani, e con anche la possibilità ovviamente di avere un aiuto da un punto di vista strumento, perché ci saranno dei traduttori in nuove lingue che aiuteranno i nostri colleghi italiani per poter parlare e colloquiare e conoscere ovviamente le opportunità che ci sono in questi 140 paesi. Il convegno è la parte più importante della giornata, per cui mi scuso di essermi dilungato un po' su quello che è un po' la nostra passione oggi, quella di vedere il futuro con innovazione, con crescita, con entusiasmo, nonostante tutto quello che ho detto prima.
che oggi siamo qua ad ascoltarvi. Quindi io ringrazio veramente ancora tutti i relatori che si dibatteranno appunto il tema della giornata e